La boutique del mistero. Ero interdetto. Io di certo non ce l'avevo messa. Di chi poteva essere? Di chi mi aveva recapitato la giacca? No, non avrebbe senso. Unica spiegazione possibile? Una distrazione del corticella. Potrebbe averla infilata nella giacca per sbaglio. Casi simili possono capitare. Cercai di fare mente locale e infilai di nuovo la mano nella tasca. Incredulo, ritrovai un'altra banconota. Riprovai ancora. E per la terza volta sfiorai i lembi di un altro cartiglio. Il mio cuore prese a galoppare. Mi sembrava di trovarmi coinvolto nel giro di una favola come quelle che si raccontano e che nessuno crede vere. Cominciai a estrarre le banconote una dopo l'altra, con la massima celerità, dalla tasca che pareva inesaurita. Lavorai in una spasmodica tensione di nervi, con la paura che il miracolo cessasse da un momento all'altro. Avrei voluto continuare per tutta la sera e la notte, fino ad accumulare miliardi, ma a un certo punto le forze mi vennero meno. Dinanzi a me stava un mucchio impressionante di banconote. 10.000 euro abbondanti. La sera uscii a comprarmi il giornale. Per la strada palpavo continuamente la magica tasca. Ogni volta, sotto la stoffa rispondeva al confortante scricchiolio della carta moneta. Ma una singolare coincidenza raffreddò il mio gioioso delirio. Esattamente 10.000 euro. Poteva esistere un rapporto fra la mia improvvisa ricchezza e il furto avvenuto quasi contemporaneamente? Sembrava insensato pensarlo, e io non sono superstizioso. Tuttavia, il fatto mi lasciò molto perplesso. Più si ottiene e più si desidera. Ero già ricco, tenuto conto delle mie modeste abitudini. Ma urgeva il miraggio di una vita di lussi sfrenati. Finché un giorno, vicino a dove abitavo un tempo, reincontrai Nino. Mi raccontò come la madre di Lara fosse tragicamente morta qualche giorno prima, quando un delinquente aveva cercato di derubarla dei 500 euro che aveva nel portafoglio. Per me è di certo una somma esigua, la stessa ridicola somma che giorni addietro avevo estratto dalla tasca per un capriccio. Basta, basta! Per non sprofondare fino al fondo dell'abisso, dovevo sbarazzarmi della giacca, non vendendola ad altri, perché l'obbrobrio sarebbe continuato. Era indispensabile distruggerla.
pochi minuti non rimase altro che cenere, ma mi parve di udire, all'ultimo guizzo delle fiamme, troppo tardi, troppo tardi. Ma non vidi nessuno. Libero, finalmente, e anche ricco, per fortuna. Ma la mia macchina era sparita, e la casa, e i depositi in banca, e polvere, nient'altro che polvere, dove un tempo stava la mia fortuna. Ho ripreso stentamente a lavorare e ad abitare dove stavo un tempo. E ciò che è più strano, nessuno sembra meravigliarsi della mia improvvisa rovina. E so che non è ancora finita. So che un giorno suonerà il campanello della porta, io andrò ad aprire e mi troverò di fronte, col suo abietto sorriso, a chiedere l'ultima resa dei conti, il sarto della malora.